Bene, bene, allora siamo riusciti a distruggere l'esercito dei Longobardi. Adesso muoviamo un attimo la nostra spia, perché questo nostro attacco avrà delle ripercussioni sicuramente nel mondo dei Turingi. Quindi proverei a fermare, ostacolare l'esercito. Ok, depista. Faremo un depistaggio. Speriamo che abbia successo il nostro Edgar. Fallimento, bravo, io spendo i soldi, tu fallisci. Deve mandarti alla gogna, Edgar. Allora, a questo punto qua. Direi ok, possiamo anche conquistarlo, occupare questa zona qua. Quindi andiamo a vedere di sistemarla. Quindi dobbiamo demolire questo, demolire questo, ripara e riparare. Possiamo riparare anche dopo, semmai. Allora, intanto lui ha guadagnato un grado. Gli diamo anche queste abilità. Cotta di maglia e l'armatura. Morale, individuare il nemico. Morale del territorio alleato. Gli darai questo. Mentre qua, debitore schiavizzato. Costi di costruzione, influenza. Io mi trai dei costi di costruzione, questo deriva dall'immigrazione, influenza religiosa. Mettiamo i costi di costruzione, diamo esperienza all'unità da tiro e diamo un po' di corpo a corpo. Ok, e adesso qua mi vorrei spostare fuori dalle mura. Ok, mandiamo l'altro esercito. Qui, bene. Guardiamo se possiamo acquistare qualcuno. Un paio di questi li prenderei volentieri. Non ci possiamo fortificare. Requisiti 50 capacità. Ok, va bene. Allora io proverei a passare il turno. Ok. Allora, nel cambiare il turno, come previsto, i Turingi sono scesi in campo con due eserciti belli pieni. Ok, noi abbiamo la possibilità, già abbiamo una guarnigione messa proprio all'osso. Questo è il nostro altro esercito, è il nostro esercito del nostro generale. Noi abbiamo una possibilità, due possibilità di combattere sul campo di battaglia. O di tentare una sortita, quindi in campo aperto. Io direi di approfittare magari delle mura, cioè delle mura di quello che può essere l'insediamento.
Eccoci qua alla battaglia di Aregeglia. Bene, La città sarà allora. presto in rovina. La città sarà presto in rovina. Allora, guardiamo dove. C'hanno gli onagri laggiù. Dove possiamo piazzare le nostre barricate? Direi di metterle o qua o qua. Io proverei a metterle qua in modo da fermare un attimo, se posso, l'avanzata di quello lì e concentrarmi un attimo su questo. Non so neanche da che parte arrivino al loro altro esercito. Allora mettiamo sulle mura i nostri frombollieri. Ok, poi chi ci abbiamo? I nostri Saxon Spears. Abbiamo anche questa ormai unità proprio risicata, mettiamoli qui tanto per. Anche questi sono messi maluccio. Cosa possono fare questi? Nulla. Mettiamoli qui. Direi che alle spalle stiamo a posto. Non dovremmo avere dei problemi. Copriamo questi ingressi per quanto ci è possibile. Il nostro re. No, non è il re, il generale di guarnigione. Anche questi mettiamoli qui in giro qua, va bene. Ah, ci sono anche quelli là. Quelli là proprio non li avevo visti. Ma vabbè. In ogni caso dobbiamo combattere tutti, quindi. O di qua o di là, va bene. Iniziamo la nostra battaglia. Vediamo un po' come andrà a finire. Spero che questi qua alle spalle sia il mio esercito, me lo auguro, e infatti, Rinforzi, mandami bene. uomini da uccidere. Il nemico è stato avvistato. Purtroppo dobbiamo farli correre. Purtroppo dobbiamo farli correre, si riposeranno una volta che sono là. Andiamo a vedere un po' cosa succede qua. Fermi, fermi, mi sono sbagliato. Torna qua, va. Vabbè,
Allora, visto che intanto hanno già lasciato le loro catapulte da sole, quindi andiamo subito a distruggergliele. Non gli permettiamo di entrare in battaglia. Bene, bene, quindi qui i nostri. Ma dai, questi sono in due. Vabbè, intanto attaccando la barricata. lasciamo pure che muoiono, non importa. Abbiamo perso una torre. Forse è meglio che questi. Va bene, bene. Bene, bene, però. Sa che ci dobbiamo mettere qua. Qui non c'è nessuna L'intera possibilità di unità è stata salire. distrutta. We'll kill them all. Su. Avanti, su. Bene, siamo riusciti a distruggere le catapulte. Andiamo ad uccidere quelli lì. Andiamo anche loro. Dobbiamo tenere botta. Dobbiamo tenere botta. I nostri uomini sono disperati e se la stanno dando. Un'unità ha sparato tutte le sue munizioni. Le unità nemiche sono alle mura. Questi vogliono venirci a fare il culetto. Forse è meglio stare qua fermi un attimo, riposarsi. Dai, tenete botta ragazzi, tenete botta. Il nemico ha ucciso
ucciso il nostro generale. I nostri stanno perdendo la speranza. I nostri uomini hanno gettato le armi e se la danno a gambe. Cerchiamo di mandare via un po' tutti questi tiratori qua. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso! George! We'll kill them all! We hunger for blood and battle! Move it! Forward! Get running! Dai. Il nemico ha radunato le sue unità. I nostri uomini sono disperati e se la stanno dando a gambe. Warriors of the North! Dai, abbiamo bisogno che entri in campo anche. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Cerchiamo di tenere alla larga questi tiratori. Vediamo un po' di cavalleria lì, dopo il generale ci penseremo dopo. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Su, dai, avanti. Uomini hanno mollato e ora cercano di mettersi in salvo. Uomini hanno gettato le armi e se la danno a gambe. Su, dai, tenete botta. Oh,
Le unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. I nostri... Il loro generale è deceduto. La vittoria si avvicina. Siege artillery. Tirate però, eh. Vai, bene. Ormai è rimasto solo il nostro generale. Impavido. Speriamo che non ceda il passo. I nostri uomini hanno gettato le armi e se la danno al gambe. Dobbiamo ripiegare, dobbiamo per forza ripiegare, ormai abbiamo perso tutto. Non c'è la cosa per scappare qua. Cerchiamo in qualche modo di provare a creare delle altre perdite. Cerchiamo di sfruttare la nostra catapulta. Stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Fermiamo un attimo, voglio provare se riuscissi a colpire il loro generale. Sarebbe veramente un ottimo strike. Ecco. Su, dai, avanti, voglio uno strike. Ottimo. L'ago della bilancia della battaglia è dalla loro parte. Va bene, va bene. Finiamolo. Un'unità ha esaurito le munizioni e non può più far fuoco. Non importa, non importa. Stendiamo che finisca anche lì. Cerchiamo di ridurre all'osso il loro esercito in modo da poterne costruire uno nuovo noi, ma dovranno farlo anche loro. E comunque noi possiamo reclutare sempre gente migliore della sua. Ok, sconfitto onorevole, ci sta.